Siamo al ristorante Alice di Milano in occasione della serata speciale intitolata Viera Moretti firma la cucina d'autore in compagnia della chef Viviana Varese. Buonasera e benvenuta su Blogosfere. Menù di stasera mixa la migliore cucina con il meglio della birra Moretti. In cosa consiste esattamente questo percorso? Allora abbiamo fatto soprattutto un abbinamento di pesce e birra, che normalmente si tende a fare poco perché la birra è più vista con la carne. E quindi partiamo con un antipasto crudo di pesce crudo, abbinato con arance, granita di ricotta e gelatina di birra. E poi abbiamo la nostra insalata di rinforzo con il baccalà cotto a immersione della birra, dei tortelli di caciocavallo con crema di carciofi e scampi con l'abbinamento alla birra, e poi abbiamo questo maialino con penne croccante con una salsa al fondo bruno e birra rossa. Qual è il piatto di stasera che richiede una preparazione più complessa? Preparazione più complessa sicuramente il maialino a 36 ore di cottura a bassa temperatura. Il fondo comunque ha almeno 5 giorni di preparazione, perché come tutti i fondi di carne hanno una lunga bollitura lenta, e quindi il piatto più lungo, più complesso è il maialino. Il piatto invece che a lei piace di più di questo percorso di stasera? La birra, che ho dimenticato di dire, che è il nostro predestino. Concordo, era buonissimo. In che modo la birra può diventare un ingrediente speciale di un piatto? Nel senso, quali sono gli accostamenti migliori tra cibo e birra? Sicuramente la birra, utilizzare la birra come nota in un piatto può essere importante, perché dà la nota amara, e l'amaro in cucina è difficilmente trovabile, perché l'amaro può essere rappresentato da una radice come la rapa, il rapanello, ma in natura nelle verdure è veramente difficile trovare l'amaro. La birra ti aiuta a mettere quell'elemento amaro, quindi a far quadrare un po' il cerchio tra il dolce, il salato e il sapido. Quindi l'accostamento ideale potrebbe essere? Ma tipo io per esempio dei miei piatti per l'esperienza di rinforzo, perché comunque ha l'agrodolce dei sottaceti, il dolce del cavolfiore, il baccalà e poi questa nota, questo retrogusto amaro della cottura a immersione della birra. Grazie mille. Prego.